tu portiere del Guspini, protagonista di questa gara, perché? Perché ha tirato tante volte il Castiadas, tu hai fatto diverse parate anche ravvicinate, hai tenuto, diciamo, bloccato un po' il punteggio per sperare di riaprire la gara. I tuoi compagni sono stati bravi perché hanno avuto diverse occasioni e loro stessi dicono che forse questa è la partita dove hanno concesso di più, probabilmente anche in merito vostro. Ma cioè, sicuramente è stata sicuramente una bella partita, anche se vai a guardare, sono state due azioni dove non devo guardare, però il primo gol è un fuorigioco che non ha visto, il secondo gol è su un fallo lì, poi noi siamo rimasti in partita, siamo stati bravi in quello soprattutto. Peccato, ci è mancato solo il gol. Bravi loro comunque, è bravo anche loro il portiere, perché anche loro portiere soprattutto ha fatto delle grandissime parate, merita anche lui i complimenti. Ecco, tra l'altro una di queste parate è il rigore, eravate 1-0 sotto, ha calciato Angelo Marci, l'ha anche incrociata, ha preso la traversa ed è ritrovata sulle mani, e lì era un momento fondamentale perché poi pareggiando magari acquisivate, certo, più. Certo, sicuramente, quello sarebbe stata la svolta della partita, però il calcio è così, anche queste sono... non possiamo farci di più, diciamo. Senti un attimo, per te è una gara molto buona, però non è facile con la regola degli under alternarsi col portiere che avete nel 2000, che comunque ha fatto delle belle partite, però tu quando ti chiami il mister sei sempre pronto. Certo, cerco di farmi trovare sempre pronto, siamo fortunatissimi perché Alberto comunque sì, ogni volta che è centrato è sempre fatto trovare pronto, ci dà sempre una mano, quindi è giusto che sia così, ovviamente io sono lì pronto, come è giusto che sia, e niente. Quel Guspini arrivava da 10 punti in 4 gare, oggi ha dimostrato che quei punti se li è meritati. Senza ombra di dubbio, io vabbè sono arrivato come una giornata dopo che è arrivato il mister, con lui stiamo lavorando molto 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 bene, giusto spirito, la giusta voglia, ragazzi lo stesso, un grandissimo gruppo, speriamo di riuscire a fare questa impresa perché siamo lì e continuiamo a lottare sino alla fine. Non era facile ovviamente, la capolista è imbattuta, quindi anche strappare un punto è difficile. Sì. Adesso avete un'altra gara problematica perché ospitate il Sorso che ha vinto e donato secondo, e poi si apre un ciclo di scontri diretti dove lì vi giocate la permanenza. Sì, no? Certo, anche domenica è difficile, però lo sappiamo benissimo che quando si entra in un campo da calcio non c'è la squadra più forte, non c'è la squadra più scarsa, tutti si entra 11 contro 11, quindi ce la giocheremo e cercheremo di fare il possibile per portare almeno un punto a casa, dai. Senti, nella prova dei tuoi compagni come la giudichi? Perché comunque tu ti sentivo anche gridare ai compagni, rimaniamo in partita perché sul 2-0 becchi 3-0 e crolli. Certo. Invece siete rimasti ancora e avete cercato il gol fino alla fine. Certo, sicuramente, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ci è mancato solo il gol come detto prima, perché arrivava quello e come se benissimo lì sul 2-1 qualsiasi palla, qualsiasi respinta lì vai a 1000 e cerchi di buttarla dentro. Peccato, è tutto qua. Grazie Claudio, complimenti ancora, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie.